Allora, Crocus, dimmi, sono malato, vero? Sì, capitano, ma non è questa la notizia più brutta di tutte. Purtroppo non è una malattia curabile. Credo che non ti resti molto, capitano. E cosa intendi per non molto? Questo dipende da te, capitano. Se continuiamo questa vita, se continui questo tipo di vita, un anno. Se invece rinunci a combattere e ad esporti così tanto, a così tanti sforzi, 5, 6, non di più. Ho capito. Allora vorrà dire che mi resta solo un anno di vita. Aspetta, Roger, aspetta. 5 o 6 anni non sono neanche così pochi. Perché non ti ritiri? Passeremo il resto del tempo a navigare per i mari. Visiteremo isole. Ti chiedo solo di non continuare a combattere. Ci sono ancora tanti posti da vedere, tanti posti da esplorare, e tu, con la vita che hai passato, ti meriti un po' di riposo. E soprattutto, come credi che la prenderà il resto della ciurma? E come dovrebbe prenderla? Ognuno di loro, quando ha deciso di seguirmi, sapeva perfettamente i rischi che c'erano. Siamo sempre stati tutti insieme. E voi per me siete come una famiglia. Un po' come direbbe quel vecchio di Barba Bianca. Ma prima o poi i viaggi finiscono. Anzi, sono felice di scoprire che probabilmente sarò il primo a dipartire. Non avrei sopportato vedere qualcuno di voi morire prima di me. Capitano, ti prego, Roger, ascoltami, concediti un po' di tempo, riflettici almeno questa notte. 5 o 6 anni non sono pochi, possiamo fare ancora un sacco di cose insieme, perché vuoi continuare a combattere? Per lo stesso motivo per cui voglio lasciare che la morte arrivi, Crocus. Io voglio essere libero, non posso navigare sapendo di dover essere perennemente limitato, di essere perennemente oppresso. Preferisco accorciare la mia vita e viverla a pieno. Fai come vuoi. Sono io il primo pazzo a concederti di farlo. Quindi che sia così. È un ordine del capitano. A proposito, Crocus, parlami di questa malattia. Roger, non credo che sia il caso. Cosa credi? Che abbia paura? Voglio sapere cosa mi accadrà. Come ti sarai accorto dalla tua tosse, ti ha già completamente intaccato i polmoni. Dopodiché prenderà lo stomaco, il fegato e l'intestino. Subirai delle voci sofferenze e sarà sempre più doloroso un giorno dopo l'altro, fino a che non arriverà al cuore. Più sforzi farai, più il processo degenerativo sarà veloce. Ecco perché ti ho proposto
di ritirati. Ah, bene, questa allora è una bella notizia. Quindi non intaccherà il mio cervello, la mia mente, vero? Ah, e questa tu la chiami una buona notizia? Comunque no, il cervello e la mente non c'entrano niente. Perché? Sì, sì, perfetto. Ma Roger, che ti prende? Non ci vedo veramente nulla da ridere in questa cosa. Ti rendi conto che stai morendo? Già, me ne rendo perfettamente conto. E sono felice di sapere che la mia mente è sana, specialmente dopo le cose che sono successe. Ora mi devi spiegare di che diavolo stai parlando. Vedi, Crocus, c'è un motivo in più per cui io non mi voglio fermare. Voglio finire il mio giro, voglio navigare in tutti i mari, voglio fare delle grandi scoperte. Non mi chiedere come sia possibile o esattamente come sia cominciata, ma credimi, Crocus, sto imparando a sentire la voce di tutte le cose. E cosa intendi con la voce di tutte le cose? Secondo me l'unica cosa con cui tu parli sono le bottiglie quando sei sbronzo, Roger. Ah, Crocus, sei sempre il migliore. No, no. Ricordi quelle pietre con quelle strane incisioni che abbiamo visto? Le sentivo parlarmi. Non capivo bene cosa volessero dirmi. Ma c'è un messaggio nascosto in tutto questo, in tutti i mari. C'è una grossa scoperta da fare e io non mi posso tirare indietro. Anzi, ora che so che mi resta solo un anno di vita, tanto vale andare di corsa. Non vorrei arrivare in ritardo. E di cosa ti parlerebbero queste pietre, capitano? Mi parlano di un antico regno. Mi raccontano dell'esistenza di 3 armi ancestrali in grado di distruggere intere isole, se non l'intero mondo. E mi parlano di un grande tesoro. Il tesoro più importante che ci sia su tutta la Terra. E quindi queste pietre ti rivelerebbero tutte queste cose? Sì, Crocus. Ma la cosa più importante è accaduta giusto 2 giorni fa. Ricordi il mio vecchio cappello di paglia? Quale? Quello che ha regalato al ragazzino con i capelli rossi? Sì, sì, esatto, proprio quello. L'altra notte stavate tutti dormendo e io stavo facendo un giro sul ponte. Shanks era lì addormentato, con il cappello vicino a lui. E credimi, il cappello mi ha parlato. Sentivo la sua voce e mi ha rivelato tante cose, ma non tutta la storia. Quindi resta a me scoprire tutto il resto. Il cappello ti ha parlato. Non so se sei più pazzo tu o io a lasciarti fare. Che sia, il capitano sei tu. Grazie, Crocus, e non preoccuparti per la notizia. Sarò io ad avvisare il resto della ciurma. Quando sarà il momento? Ora dobbiamo prepararci. Voglio scoprire la storia di una persona che era il primo proprietario di quel vecchio cappello di paglia, Joy Boy. Sarà allora che troverò il suo grande tesoro e diventerò il re dei pirati. Il re di tutti i pirati. Solo dalla tua bocca, Roger, poteva uscire una tale follia. Già. Comunque, Crocus, non preoccuparti, né per te, né per me, né per la ciurma. Io non morirò. Io non morirò. Io non morirò. Io non...